Bentrovati amanti delle storie horror in questa nuova puntata del Creepy Cartoon Show. Prego, accomodatevi pure in sala. Un nuovo brivido sta per bussare alla vostra porta. Nelle scorse puntate abbiamo affrontato One Piece, Dragon Ball e Teen Titans. Oggi invece parliamo di Yu-Gi-Oh!, un cartone animato giapponese leggendario che ha saputo conquistare l'anima di molti ragazzi. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace se il video sarà di vostro gradimento e commentare scrivendomi quale prossimo cartone vorreste vedere nel prossimo episodio. Detto questo, mettetevi comodi. Una nuova puntata dello show più inquietante sui cartoni animati sta per iniziare. Tutti gli amanti dell'anime di Yu-Gi-Oh! Conosceranno sicuramente il cuore delle carte. Quando Yugi era sull'orlo di una sconfitta, si affidava a questa sorta di amicizia fra lui e il suo mazzo, e quest'ultimo gli faceva pescare la carta giusta al momento giusto. Peccato che, come ho già detto nel video sulle censure, il cuore delle carte è stato aggiunto solo nella versione occidentale dell'anime, e non era presente né nel manga né nella versione giapponese. Una strana e oscura storia racconta di come i disegnatori giapponesi del cartone animato abbiano inserito diverse immagini nascoste in previsione di una censura. A detta loro, non si doveva snaturare l'opera originale. Gli occidentali riuscirono a mascherare gli elementi più disturbanti, come uomini bruciati vivi e persone morte in modi orribili, ma non riuscirono a censurare il fatto che nell'anime chi perde i propri life points durante una battaglia perda anche la propria sanità mentale, impazzendo e perdendo il senno. Per di più, come detto prima, esistono immagini nascoste nel cartone animato che tutti noi abbiamo visto inconsciamente in TV e che sono ovviamente scappate alla censura. Ogni qualvolta i personaggi fanno affidamento al cuore delle carte, apparirebbero dei messaggi subliminali che porterebbero lo spettatore a sviluppare fobie, incubi notturni e in rari casi anche atteggiamenti violenti. Occhi, tanti occhi, occhi sul soffitto, nella mia testa, nell'oscurità, occhi che mi fissano, che mi tormentano, senza mai lasciarmi in pace. È questo che dicono i ragazzi colpiti dagli effetti negativi del cartone animato. Gli occhi onnipresenti in Yu-Gi-Oh! Sarebbero la fonte di tutto questo malessere. Vi consiglio quindi di non guardare la prima stagione dell'anime in versione censurata, ma di gustarvi l'opera originale con i sottotitoli. Naturalmente, se non volete essere colpiti dalla maledizione del cuore delle carte e degli occhi inquietanti. La vicenda che vi sto per raccontare vede come protagonisti Christian e Alex, due ragazzi che all'epoca dei fatti avevano circa 14 anni. Entrambi amavano giocare a Duel Monster, il noto gioco di carte ispirato alla serie animata Yu-Gi-Oh! Uno dei due aveva preso il mazzo di Seto Kaiba e l'altro, naturalmente, quello di Yugi Muto. Vi ricordate i primi mazzi usciti nelle edicole qualche anno fa? Quelli con il drago bianco occhi blu e il mago nero, per intenderci. La creepypasta racconta di come alcuni di questi mazzi, si parla di una cosa del tipo 1 su 2000, siano in qualche modo maledetti. In particolare, chi usa il mazzo del mago nero per troppo tempo potrebbe sviluppare una sorta di doppia personalità. Ed è proprio questo il caso di Christian. Alex notò che nel tempo Chris divenne sempre più arrogante e prepotente e che smise addirittura di accettare le sconfitte, infuriandosi come non mai quando perdeva. Nell'unica conversazione salvata e divulgata su internet fra i due amici si può leggere una cosa che scrisse Alex: "Dobbiamo smetterla di sfidarci. Sei insopportabile e ti incazzi come una bestia. Se giochiamo insieme, dobbiamo farlo per divertirci." Chris rispose: "Non dire così. È il mio unico passatempo. Lo sai che non ho altri amici con cui giocare." La conversazione
scena andò avanti per un po', con Alex palesemente scocciato e irritato dal comportamento dell'amico. Ma alla fine tutto si acquietò e si diedero appuntamento come sempre nel doposcuola all'oratorio. Quando arrivò, Chris si sedette ad un tavolo e senza nemmeno salutare tirò fuori dalla sua borsa il mazzo. Alex di rimando lo guardò e disse: «Pensi solo a questo? Manco fosse una droga! Beh, mettiamola così! Se ti batto dovrai smetterla di sfidarmi!» Chris accettò, sicuro di vincere, e iniziarono la partita. Inizialmente Alex era in svantaggio, ma quando finalmente riuscì a giocare il drago bianco ad occhi blu, ripassò in vantaggio. Chris divenne subito irascibile, sbraitando e tirando parolacce contro l'amico, come se non ci fosse un domani. Ma il peggio arrivò quando Alex diede il colpo di grazia, sconfiggendolo definitivamente. Chris non ci vide più dalla rabbia, lanciò le carte sul tavolo, si alzò dalla sedia e tirò un pugno in faccia all'amico. Alex cadde a terra picchiando la testa contro il pavimento e morì sul colpo. A questo punto l'aggressore cominciò a piangere, si mise le mani fra i capelli e disperato cominciò ad urlare: «Non sono stato io, non volevo farlo! Perché ho cominciato a giocare a questo maledettissimo gioco? Alex! Alex, svegliati!» La storia si conclude qui. Si dice che Chris finì in un ospedale psichiatrico e che gli venne diagnosticata una malattia mentale molto simile allo sviluppo della personalità multipla. Ma la cosa inquietante è che questo non fu l'unico caso documentato in cui un ragazzo, amante del famoso Duel & Monster, perse la testa dopo averci giocato. Le carte di Yu-Gi-Oh! Sono, a mio parere, fra le più spaventose mai create. Dei mostri che sembrano usciti dalle porte dell'inferno o dai peggiori incubi. Nella storia originale si tratterebbero di veri e propri esseri demoniaci imprigionati nelle carte all'epoca dell'antico Egitto. Ma questo in teoria dovreste saperlo tutti. Quello che non sapete invece è che alle volte questi esseri terrificanti riescono a liberarsi dalle loro catene e ad uscire dalla loro prigionia. A dire tutto ciò non sono io, ma una leggenda che gira da tempo sul web e che continua a tramandarsi di giocatore in giocatore di Duel & Monster. Alcuni dicono di aver visto un Exodia il Proibito fissarli in piena notte e in penombra dopo aver fatto un torneo di Yu-Gi-Oh! Altri affermerebbero di aver sbustato alcune carte davvero strane, senza disegni e senza nomi, vuote, come se il soggetto stesso delle carte non ci fosse. Magari era solo un errore di stampa, o magari i mostri sono riusciti a scappare e ora vagano in giro per il mondo. So che tutto questo può sembrare assurdo e senza senso, ma quando lessi la storia di Victor, un campione del gioco di carte, cominciai a dubitare seriamente della cosa. In pratica cominciò a dire a tutti che di tanto in tanto gli capitava di parlare con le proprie carte, che alle volte gli apparivano in sogno e che doveva continuare a giocare se non voleva che i mostri uscissero dalle loro prigioni. Un giorno però disse una cosa ancora più inquietante. Testualmente scrisse su un forum queste cose: «Mi arrendo, non ho più le forze per combattere, non voglio più giocare. State attenti, alcuni di loro sono già usciti e cercano vendetta. Se doveste incontrarli, fate finta che non esistano. È l'unico modo per sopravvivere a questi demoni». In tanti lo cominciarono a sfottere per quello che aveva detto, ma non ci volle molto tempo prima che altri giocatori da tutto il mondo scrissero che Victor non era pazzo, che anche loro avevano avvistato i mostri fuori dalle carte. I più fortunati avevano avvistato mostriciattoli innocui come Kuribo, altri invece finivano all'ospedale in preda a crisi epilettiche e a strane forme d'ansia dopo aver incrociato gli occhi di carte come Jinzo o Slifer Drago dei Cieli. Come dico sempre, che questa storia sia vera oppure no, vi consiglio due cose. Non iniziate mai a giocare a Yu-Gi-Oh! Ma se ormai è troppo tardi, giocateci tanto. Avete una missione da compiere: tenere imprigionati i demoni nelle carte.
La creepypasta che vi sto per raccontare si dice essere tratta da un articolo di giornale francese. Si racconta di come durante uno dei tanti campionati di Yu-Gi-Oh! Tre ragazzi persero la vita in un modo alquanto inquietante. Ma andiamo con ordine. Il campionato si svolse come sempre in una fiera. Centinaia e centinaia di persone erano andate in questo raduno per svariati motivi diversi. C'erano i cosplayer, c'erano i venditori di gadget e fumetti. E c'erano anche i giocatori di carte, pronti nello sfidarsi all'ultimo colpo. Tutto pareva normale, quindi, se non fosse che nello stesso giorno accaddero due avvenimenti inquietanti. Alle 10 di mattina, un uomo di 35 anni, che stava interpretando Pegasus J. Crawford, ovvero Maximilian Pegasus nella versione censurata, vestito esattamente come il personaggio del cartone animato, e che possedeva naturalmente tutti i particolari di quest'ultimo, come i capelli bianchi o l'occhio dorato, venne arrestato per aver tentato di uccidere a pugni due visitatori della fiera che portavano al collo una collana a forma di piramide rovesciata, quella che porta Yugi nell'anime, tanto per intenderci. In seguito poi uno dei due ragazzi perse la vita in ospedale. Verso le 15:30 circa, invece, successe un fatto ancora più eclatante e misterioso. Due ragazzi si sfidarono a Duel Monster. Avevano addirittura il portadeck sul braccio come nel cartone. Non si sa per quale motivo decisero di lottare in piedi e in mezzo alla fiera e non al torneo stesso. Entrambi avevano uno sguardo molto serio e attorno a loro si formò un gruppo di osservatori e di spettatori. Quando finalmente la sfida finì, il perdente svenne di colpo. Venne subito portato in ospedale con un'ambulanza, ma secondo i medici morì durante il viaggio. La causa era un arresto cardiaco e senza senso. La polizia poi indagò sull'accaduto, interrogando alcuni spettatori che erano presenti nel momento del tragico evento. Tutti dissero che la posta in palio per la sfida era l'anima dei partecipanti. Dissero che si trattava del gioco delle tenebre e che il perdente avrebbe perso la sua vita. Di certo eviterei di mettere in palio la mia anima in uno scontro a questo gioco. Se siete arrivati fin qui, complimenti! Siete davvero delle persone coraggiose! Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e passate da tutti i miei social! Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata del Creepy Cartoon Show! Un mega salutone dal vostro Dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo inquietante video!